Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, oggi un piccolo video acquisti dal sito Do It You, è un sito italiano e vende un sacco di materiale carino, soprattutto Swarovski, perle, cristalli e quant'altro. Mi sono trovata molto bene, era la prima volta che ordinavo da loro. Di solito mi hanno detto che l'ordine arriva praticamente subito, il giorno dopo che l'hanno spedito, però stavolta sono stata un po' sfortunata io, forse non lo so, ma dovevano rifornire il magazzino, per cui mi hanno gentilmente contattato telefonicamente per farmi sapere che l'ordine sarebbe stato evaso qualche giorno dopo rispetto al previsto, però insomma nessun tipo di problema perché tanto il materiale non mi serviva con urgenza, quindi va benissimo. E niente, passo subito a farvi vedere che cosa ho acquistato. Non ho preso nulla di chissà che, però ho voluto provare qualche colorazione nuova di Swarovski e ho fatto rifornimento delle cose che mi stavano finendo. Prima vi faccio vedere le cose non Swarovski che ho acquistato. Allora, prima sono queste nappine. Per quanto riguarda i prezzi non me li ricordo, ho qua la fattura, però ci sarei 2 ore a dirvi tutti i prezzi, quindi basta che inserite il codicino qua che è scritto qua nella barra di ricerca del sito e vi esce appunto il prodotto. Allora, mi sembra comunque che queste qui le ho pagate 1 euro al paio, più o meno una cosa così. Allora, le ho prese in questo colore blu, poi le ho prese in questo rosso, molto molto bello. Non devo ancora utilizzare molto le nappine, però devo dire che ultimamente qualche creazioncina bella con le nappine l'ho vista in giro, quindi mi ha fatto un po' voglia di acquistarle. E poi le ho prese bianche. Poi, altra cosa non Swarovski, ho comprato un filo in pietra dura, questi sono lapislazzuli da 4 mm. Non li avevo mai presi prima e una cara amica mi ha consigliato di acquistarli la prossima volta in una misura un po' più grande perché si vede meglio appunto la bellezza della pietra, ovviamente, direi io. Più grande la pietra, forse più si vedono le striature naturali che ha. Questa è veramente bellissima, sono tutte regolari, tonde e lisce, belle. Veramente belle. Questa l'ho presa per me, vorrei realizzare qualcosa per me e diciamo che in questo ordine mi sono fatta dei regalini anche per me. Di solito non realizzo quasi niente per me perché sono una che crea tanti gioielli ma ne indossa veramente pochi. Poi, sempre come pietra dura, ho preso questo quarzo rosa, sempre da 4 mm. Questo purtroppo non si vede molto bene perché ha il filo rosa all'interno. E secondo me non gli dà giustizia. Volevo tagliarlo, però poi ho detto beh, lo farò successivamente. Anche questo è molto bello. Ultimamente il rosa mi sta piacendo, cioè mi sta piacendo. Vedrete che ho comprato qualcosina di rosa. Bene, adesso passo a farvi vedere gli Swarovski che ho preso. Allora, partiamo dalle novità 2017-2018. Allora, ho preso queste perle e un'altra cosa mi stavo dimenticando, l'unica pecca forse di questo sito è il fatto che non scrivano i nomi dei colori del materiale, cioè mettono solo il numeretto, appunto, il codice e basta. Io mi trovo meglio con il nome del prodotto perché se ho finito un determinato prodotto so cosa devo ricomprare perché il numeretto è più difficile da ricordarsi, no? E quindi meglio ci sono scritti a penna. E allora, questa è la colorazione Crystal Velvet Brown, una delle nuove colorazioni, appunto novità 2017-18. È veramente molto molto bella. Le ho prese da 6 mm e poi le ho prese anche da 4 mm, che sono praticamente le due misure che io uso di più. Altra novità, non di perle ma di Bikono, sono questi e sono fantastici, proprio mi piacciono un sacco. Il rosso Siam della Swarovski mi aveva un po' stancato. Per fortuna hanno fatto una nuova colorazione. Questa è la Scarlet. Non so se si pronuncia così, ma comunque vabbè, si scrive così e guardate che rosso è. Adesso con le luci è sera, c'è la luce artificiale e basta, non so quanto potrete vedere bene, però
cioè vi assicuro che è stupendo. È un rosso bellissimo, e ve lo dico io che non sono neanche tanto amante del rosso, quindi veramente belli, 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 belli. Adesso dove li metto? Li lasciamo qua che poi sistemo. Altra colorazione nuova, anche questa bellissima, è la Black Diamond Shimmer. Guardate, anche questa, senza tirarla fuori, già che riflessi fa. Cioè, mi piace un sacco. Togliamo questo magari. Mi piace veramente tantissimo. Adesso ne tiro fuori anche di questi qualcuno. Poi ci metterò 2 ore a sistemare tutto, ma va bene lo stesso. Eccoli qua. Cioè, guardate quanto sono belli. Magari. Infatti vedo già qualche bella creazioncina per la primavera. Cioè, guardate che roba. Questi mi piacciono da morire. Promossi assolutamente, super consigliati. Il colore è questo, Black Diamond Shimmer. Li ho presi tutti da 4 mm. E mi piace un sacco il fatto che le confezioni siano da 60. Sono comodissime. Allora, poi ho preso i jet classico, l'ho finito e quindi l'ho ricomprato. Stessa cosa per questo. È Rose Water Opal, sempre da 4 mm. Anche questo mi piace un sacco. Questo qui l'ho comprato per me, devo realizzare qualcosa per me. L'altra volta l'avevo preso, poi una cliente l'ha visto e mi ha chiesto un paio di orecchini, quindi glieli ho fatti. E quindi era finito. Bene. Oh, passiamo alle perline. Allora, come perle ho comprato questa colorazione praticamente in quasi tutte le misure. No, quasi tutte, no, scherzavo. In 3 misure. Allora, ed è la Crystal Dark Lapis. Allora, le ho prese da 8 mm. Cioè, sono una cosa pazzesca queste perle qua. Sono una colorazione veramente bellissima. C'è anche queste consigliate. E a tante piacciono di più le iridescent, green, blu, eccetera. Io invece continuo a essere fissata con il colore pieno della Swarovski, cioè mi piacciono un sacco veramente. Allora, le ho prese da 8, poi ne ho prese vari pacchetti da 6, stessa colorazione, e poi le ho prese anche da 4 mm. E non vedo l'ora di usarle queste. Ne avevo qualche bustina, ma erano tenute là tipo dentro una teca da non usare, solo in caso di necessità proprio. Poi sempre come colorazione verso il blu, la Crystal Lapis. Allora, questa era la Dark, mentre questa è la Lapis normale, che questa è molto bella, soltanto che si avvicina più al petrolio come colore. Questo invece è un po' più scuro, più blu intenso. E forse a me piace più quello intenso. Di questo ho preso solo le 4 mm perché quelle più grandi ce le avevo già. Poi ho preso anche qua un'altra colorazione molto bella che mi piace un sacco, è la Red Coral, che di questo ho preso varie bustine, metà sono anche cascate per terra, vabbè, e da 6 mm e da 4 mm anche di queste, sempre le misure che uso di più. Crystal Red Coral, codicino è sempre questo, 1260, belle anche queste. Poi, allora, ho comprato 2 bustine solamente da 4 mm della Crystal Turquoise, classico Turquoise, che queste molto belle, che stanno veramente molto bene anche col rosso, da notare, insomma. Poi ho preso, adesso partiamo con i rosa, non prendetemi in giro, però mi sono appassionata abbastanza al colore rosa, come vi dicevo prima, e ho preso le Crystal Rosa, Rosaline, eccole qua, da 4 mm, quelle da 6 dovrei averle già prese un po', anche questo è un progettino in mente, sempre rosa, anche di queste ne ho prese un po'. Ora non vedo neanche tutti i pacchetti, vabbè, sono le Crystal Pastel Rose, anche queste molto belle. Queste penso di averne avuto ancora a casa, però le ho prese di nuovo, qualche altra bustina. Poi ho preso questa colorazione, che è la Crystal Light Grey, un classico, veramente molto belle, queste sono sempre belle. Le preferisco anche alle perline bianche normali, sinceramente queste. E appunto
vi parlavo di queste, sono le Crystal White, classico, classica perla. Poi ho preso una bustina solamente di queste nere, che sono le Crystal Mystic Black, queste qua ne ho tantissime, però visto che c'erano ho preso una bustina, queste vanno sempre via, le uso sempre quelle. Poi, come mi sembra che come perline abbiamo finito, questi li ho già mostrati tutti come colori. Poi di Rivoli ho preso solamente due colori, classico Crystal, questi qui li vendono in blister da 4 pezzi, 14 mm, colorazione Crystal, questi anche se li conoscete penso tutte quante, e li devo mostrare perché sono delle colorazioni jolly che sta bene con tutto della Swarovski, cioè quando uno dice Swarovski dice Crystal secondo me. Oddio, si sono girati tutti, ok, eccoli qua. Cioè, questi, beh, sono bellissimi, sempre, questi li prendo sempre, sono forse il colore che mi va via di più, ok. E poi ho preso questi perché non li avevo da 12 mm e sono i Light Siam, anche questi molto belli, non ve li tiro fuori perché tanto si vedono bene. E niente, poi ho comprato due cose un po' particolari, o meglio, non particolari, io le ho viste essendo amante delle croci. A proposito, a breve arriverà uno schema con una croce, perché ho realizzato un nuovo progettino con la croce e mi sono presa appunto due croci, una per me e una per mamma. Allora, questa qua sul Crystal AB, 18 mm, vengono chiamate cross beads queste, sono forate, adesso devo un attimo capire come... come usarla, però questa è per la mia mamma, anche lei ama le croci, Crystal AB è una roba stupenda. Sono forate in questo modo qua verticalmente, quindi hanno un forellino passante da sopra a sotto, insomma, cioè veramente bellissima. Io invece me la sono presa nera, classico jet, sempre 18 mm. Mi piace da morire anche questa, una semplice catena in acciaio, secondo me è già bellissima, oppure anche come ciondolo per i bracciali, perché a me piacciono tanto i bracciali con i pendenti, e anche là quasi quasi forse la utilizzerò anche come pendente per il bracciale. Questo come omaggino mi hanno mandato questo componente qui Swarovski, anche se volessi non saprei dirvi il nome esatto, non ci sono neanche codici, comunque è praticamente il simbolo del maschietto in teoria, sì, perché penso che quello della femminuccia sia con la croce sotto, questo è quel simbolo del maschietto, la colorazione è, credo sia la Black Diamond, è veramente bello anche questo, solo che boh, devo ancora pensare come poterlo utilizzare, o comunque se non rimarrà nella mia collezione Swarovski lì. Che questo come una cosa preziosissima messa lì e guardata ogni tanto e basta, è troppo bello. Niente, questo è tutto quello che ho acquistato dal sito Do It You. Io ringrazio appunto i titolari del negozio che mi hanno inviato lo sconto del 30%. Vi lascio comunque nel box informazioni qui sotto al video il link diretto al negozio. E niente, io vi saluto, spero di non avervi annoiato, vi mando un bacione grande 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 grande, mi raccomando, state connessi, alla prossima, ciao!